seconda visita del Premier L'Aquila, come è andata intanto ai laboratori? Beh, direi benissimo, ha preso visione di questo straordinario luogo, che è un luogo che ha una dimensione, un livello internazionale, è una gloria nazionale. Noi abbiamo l'enorme fortuna di averlo nel nostro territorio, e anzi la cosa nuova, più recente, è che questo luogo, che per anni, parliamoci chiaro, è rimasto come una realtà un po' estranea, no? Adesso, da alcuni anni, dopo il terremoto, innanzitutto ha contribuito a edificare il Gran Sasso Science Institute, che è una struttura importantissima, e adesso, diciamo, è il luogo elettivo di un grande progetto di ricerca e di ricerca applicata che noi finanzieremo e che, insomma, porterà delle ricadute importanti nel territorio. Ecco, 60 milioni ha detto il Presidente. 60 milioni sono un intervento per rendere il laboratorio ancora più competitivo, ma noi pensiamo che le risorse necessarie e sulle quali è possibile sviluppare ulteriori progetti siano anche altre. Aspetta, questa spinta alle infrastrutture, si potrebbe riparlare anche di terza canna, insomma, di vie d'accesso diverse? No. Quali impressioni da questa visita di Renzi? Lampo, però significativa. Molto significativa, perché L'Aquila non è solo dolore, pena, sofferenza. L'Aquila è anche un'eccellenza mondiale, e quello che noi abbiamo chiesto è che continui ad essere un'eccellenza mondiale. Servono degli investimenti per rafforzare la funzione di questo laboratorio, e il Presidente si è reso conto, assieme al Ministro Giannini, direttamente di quali esperimenti e di quale competizione mondiale si svolga all'interno di questi spazi sottoterra. E poi sul Gran Sasso Science Institute abbiamo elaborato una linea che ci porterà a breve a portare in Parlamento una norma che rafforzi questa funzione, stabilizzi la struttura e con i finanziamenti adeguati. Quindi c'è un processo di crescita che si accompagna all'ammirazione che ha voluto dimostrare nei confronti comunque degli amministratori tutti, che ora, con le gru che si vedono a colpo d'occhio, stanno a testimoniare che la ricostruzione nel centro storico è partita. Non possiamo più fermarci, dobbiamo spendere quei 6 miliardi presto e bene, e tutto ciò che servirà noi saremo lì a chiederlo. Ma credo che queste due visite, quella di quest'estate e quella di oggi, hanno in qualche modo determinato un nuovo atteggiamento da parte del governo nei confronti della nostra terra. La prima visita del Premier nei laboratori, com'è andata? È andata molto bene, forse anche oltre ogni aspettativa, perché il Premier ha mostrato di apprezzare moltissimo le ricerche che si fanno nei laboratori del Gran Sasso, apprezzare quanto sono internazionali, il livello di innovazione che si sviluppa qui dentro, e naturalmente è tornato anche sul tema del Gran Sasso Science Institute in maniera anche lì positiva. Insomma, si vede che questa sinergia laboratorio, cioè infrastruttura di ricerca, centro di formazione dottorale internazionale, gli è piaciuta, insomma, senz'altro. Senta, è stata un po' improvvisata questa visita a livello organizzativo, insomma, mentre quella, la prima nel cratere al GSSI, anche fu comunque per settimane, se ne parla, eccetera. Questo è stato proprio un fulmine a ciel sereno, c'è stato qualche imprevisto? No, credo che lui avesse in animo di visitare il laboratorio di Gran Sasso già da qualche tempo. Mm-hmm. E che avesse anche voglia di visitare la Walter Tosto a Chieti, quindi ha, credo, nella sua agenda, che credo sia fatta come tutte quelle degli uomini di questa, diciamo, importanza politica, sia piena di possibilità che si creano di farle queste visite, e che si chiudono poi per impegni improvvisi. Quindi non so quando, ma insomma io penso che da pochi giorni solamente che lui ha manifestato l'intenzione di farla proprio oggi, questa visita, sposando il laboratorio di Gran Sasso e Walter Tosto. Naturalmente qui siamo tutti contenti, insomma. Il vicepresidente della regione, Giovanni Lolli, ci ha detto questa cosa: i laboratori sembravano fino al terremoto una realtà chiusa rispetto alla città, come se fossero un altro posto, adesso si sono aperti. La prima parte la conferma, e conferma eventualmente la seconda di questa frase. Ah, sì, i laboratori sono, diciamo, adesso parlo per quanto mi compete, essendo stato direttore dal 2003 al 2009, i laboratori si sono aperti già da tanti anni alla città, in realtà.
si svolge un open day tutti gli anni, ci sono visite ai laboratori sotterranei, insomma penso che questa apertura sia già da diversi anni in atto e certamente sia sempre più evidente.